La Coppa Città di Alessandria compie 101 anni, ma non li dimostra. Una lunga storia di bocce, iniziata il 15 aprile 1923 con la prima edizione vinta dalla Boccia di Alessandria per merito di Calì, Baratta e Robotti. In realtà quella in programma domenica prossima è la 99esima edizione, in quanto per tre volte non venne disputata, nel 1944 e 1945 a causa del conflitto mondiale e nel 2020 per la pandemia. Sono tanti i campioni che hanno scritto il proprio nome nell'albo d'oro della competizione, che i non più giovani ricordano richiamare grande pubblico giocatori sui campi tracciati in piazza Garibaldi. Il recordman è Umberto Granaglia, che ha vinto la Coppa Città di Alessandria 12 volte, seguito da Giuseppe Andreoli con 10, Arrigo Caudea e Aldo Barretto con 7, Nicola Sturla 6, Pasquale Lino Bruzzone 5, tra i giocatori alessandrini nota di merito per Sergio Morelli e Paolo Notti. Pertanto domenica, con l'organizzazione della Familiare, si disputa la 99esima edizione della gara, fiore d'occhiello per tanti anni dello sport alessandrino. Due gare distinte, CC, CD e DD, diretta da Antonio Sartoretto e Giampaolo Polo. Ultima selezione individuale per il campionato italiano di categoria B. Castiglione Torinese hanno ottenuto la qualificazione Roberto Borsari della Familiare e Sergio Botteo della Centalese, Alberto Balmamion e Ivan Binando, entrambi della società San Bernardo. La gara è stata vinta da Borsari, che in finale si è imposto 7-1 nei confronti di Botteo. Sarà invece Aldo Guarini della Quatesa a rappresentare il comitato provinciale di Alessandria ai campionati italiani individuali della categoria D. Questo è lo sponsor della selezione disputata a Cassano Spinola. Intanto, al termine dell'ultima giornata della seconda categoria, si sono qualificate alla fase regionale la Familiare e la Soms Costa d'Ovada. Quest'ultima si è qualificata come miglior seconda in virtù dello scontro diretto vinto contro la Stazzanese. Sono stati Enzo Piava e Giuliano Ghiglione della Stazzanese a giudicarsi la gara coppia della categoria C organizzata dalla società ovadese Santino Marchelli. La finale si è chiusa al termine dell'ora regolamentare di gioco sul punteggio di 9-6 nei confronti della coppia alessandrina della Nuova Boccia, composta da Lino Girardenghi e Giuseppe Bobbio. Parliamo infine di basket. Torna ad Alessandria, presso l'area Rovereto Central Park, la 24 ore di basket, il cui ricavato andrà in beneficenza all'associazione Idea. Il via alle ore 12 di domani, per continuare fino alla medesima ora di domenica, a sfidarsi ininterrottamente grandi cestisti, ma anche semplici appassionati e vecchie glorie. Non mancherà il ricordo di Fabio Bellinaso e Tommy Remariotti, in memoria dei quali sono stati realizzati i progetti dell'associazione Dream Angels, e Paolo Berta, fondatore dell'associazione Idea, che organizza l'evento in collaborazione con l'associazione Dream Angels e il Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria, col patrocinio del Comune di Alessandria.